Infrastruttura Lombarda è stata incaricata, vedete sotto i 5 comuni, Regione Lombardia, ALER, di redigere il master plan di Zingogna. I temi che abbiamo affrontato principalmente insieme con i 5 comuni sono stati anche con ordine di priorità per certi aspetti, le 6 torri di Piazza Aldo Moro incideranno, l'intervento di housing sociale in Verdellino, quindi il parco d'impresa, quindi nuovi servizi per l'impresa, per fare ripartire quest'area, promozione delle eccellenze che già sono presenti, importanti, in Zingogna, la riqualificazione in Corso Europa, che non si può focalizzare l'attenzione solo sull'area del Torre di Cisarano, ma si deve da lì ripartire, rivedere Corso Europa e le altre, tutta l'area di Zingogna nel suo complesso, infrastruttura ad alto livello tecnologico, perché questo ci chiede in particolare l'impresa per il suo sviluppo, l'impresa più innovativa in particolare, la revisione della viabilità su gomma e la mobilità su ferro. Quindi le modalità di attuazione della procedura, ci riferiamo alle torri in particolare, la procedura vedrà un accordo di programma specifico relativo al tema delle sei torri di Cisarano e dell'housing sociale su Verdellino, la trasformazione urbanistica dell'area delle sei torri, che quindi non sarà più a destinazione residenziale ma vedrà un cambiamento in direzione terziaria direzionale, l'attuazione delle azioni individuate al master plan, in particolare con la demolizione delle sei torri di Cisarano e poi con l'intervento di housing sociale presso le torri di Corso Asia. Abbiamo messo alcuni temi che possono essere quelli che verranno sicuramente sviluppati nella riorganizzazione di questi spazi in Zingogna, che quindi vanno dal commerciale alla medicina, perché c'è medicina di eccellenza, ai servizi per la persona, allo sport, ai servizi alle imprese, terziario gestionale in senso lato, in senso completo, e formazione, perché laddove c'è impresa e impresa che vuole innovare, certamente ci deve essere anche, formazione. Prego. Ecco, questa è una visione, perché abbiamo voluto rappresentarla in questo modo, perché con Verdellino stiamo ragionando proprio in questi giorni su come fare quell'intervento, perché mentre su Cisarano è stato deciso e condiviso da tutti che si deve arrivare necessariamente alla demolizione e alla rivisitazione completa di quell'area, su Verdellino si ritiene che non ci sia ad oggi questa situazione, cioè una mediazione dei torri esistenti da una parte e la possibilità anche di un housing nuovo dall'altra, ma un housing nuovo che non è voler aggiungere problemi a problemi, è un housing che si vuole realizzare ma che deve essere funzionale alla soluzione del problema delle 4 torri. Dal punto di vista della viabilità, oggi sostanzialmente esiste dal punto di vista della gomma la A4, del ferro a Milano Venezia e poche altre strutture, chiaramente vediamo nelle immagini successive come la prospettiva ci consentirà un collegamento di quest'area decisamente più importante. Credo che dal punto di vista della promozione delle attività imprenditoriali esistenti, ma anche nel tentativo di attrarre nuove realtà imprenditoriali, nuove imprese, sia importante quello che succederà, e quindi la Pedemontana a nord, la PPB a sud per quanto riguarda la viabilità su gomma e per quanto riguarda quella su ferro, ricordiamo, la alta velocità Treviglio-Brescia. Certamente sono infrastrutture con le quali quest'area deve, può dialogare, può trarre importanti benefici per il suo sviluppo, per la sua crescita. Queste sono due delle rappresentazioni di come si modificherà la viabilità e quindi le isocrone di riferimento per l'area attorno a Zingogna. Gli obiettivi che ci stiamo ponendo, certamente eliminare il degrado esistente, rivedere urbanisticamente quest'area, dicevamo, le aree che non hanno più senso che siano residenziali, rivederle in chiave terziaria e direzionale, certamente rilanciare le eccellenze che già sono presenti in quest'area, ma perché no anche promuovere nuove imprese che possono venire proprio perché esiste un'infrastrutturazione che sta migliorando e crescendo, valorizzare il territorio anche grazie a Expo, che è presente tra l'altro l'assessore provinciale che si occupa proprio di questo. I 5 milioni arrivano, Regione Lombardia con ALER Bergamo, ma poi anche con Infrastrutture Lombarde, perché sicuramente io sono dell'avviso che il bando successivo debba essere fatto su indicazione, o meglio su incarico, di ALER Bergamo. Questo lo prevederemo nell'ambito dell'accordo di programma che svilupperemo, sarà e dovrà essere sviluppato da Infrastrutture Lombarde nella sua interezza, quindi anche per dare quella celerità, per dare quella sveltezza di operatività
che l'infrastruttura Lombardia ha saputo dimostrare anche nella realizzazione di altre grandi strutture in tutto il territorio lombardo. So che il Comune di Verdellino ha dato una disponibilità verbale legata all'housing sociale e poi con le banche sta andando avanti lo sviluppo per quanto riguarda la possibilità di rinegoziare i mutui e di vedere un attimino sulle alloggi di proprietà, cosa eventualmente come svilupparli, come prestare eventualmente all'acquisto piuttosto che al trasferimento in altre situazioni, tenendo presente che il programma comunque dovrà e potrà essere sviluppato proprio, dicevo questo, nell'ambito di quello che è il piano di mobilità sociale per coloro i quali abitano all'interno delle sei torri, e questo lo faremo, così come avevo chiesto ancora pochi mesi fa, attraverso la disponibilità di alloggi che ALER metterà a disposizione. L'unica cosa che vorrei, lo dico a Infrastrutture Lombarde, che entro la fine di marzo noi dobbiamo dare certezza che partiamo. È ovvio che il metodo, l'ho detto prima, a livello istituzionale è stato veramente concepito prevedendo la partecipazione di tutti, ma l'elemento in più è la partecipazione dei privati, che adesso entrano in gioco tutti gli effetti. Stiamo ragionando su una riqualificazione invece di carattere ambientale dovuta ad una bonifica. C'è stato un forte investimento a parte di Regione Lombardia, perché è una bonifica molto importante da Como e Esavalente, che sta interessando più comuni, e vi è stato neanche fatto apposta giovedì scorso, è arrivato l'ultimo mandato della Regione Lombardia, l'ultimo della serie di quest'anno, al comune Cisernano, che è il comune capofila. La mia partecipazione serve anche a documentare una strategia complessiva che la Regione Lombardia sta sviluppando sul territorio della provincia di Verona. In questo momento ho la delega del Presidente Formigoni al cosiddetto accordo quadro di sviluppo territoriale per la provincia di Bergamo. Ricordiamoci che poi Zingonia è diventata quello che è sotto gli occhi di tutti, grazie oppure a causa di interventi che hanno fatto i privati, e quindi logicamente è proprio importante, secondo me, ragionare in questi termini. Dobbiamo pensare a Zingonia, a tutto il comparto di Zingonia, come una parte di territorio che deve essere riqualificato. Quindi non abbiamo parlato del problema sociale, ma la riqualificazione di tutto un comparto, anche alla luce di quello che saranno le modifiche territoriali che arriveranno in provincia di Bergamo. E quindi vedere Zingonia come proprio una porta d'ingresso verso una delle prospettive anche di produzione nuove, diverse, che vedono questo territorio, tutti i comuni di questo territorio, interessati proprio per l'attraversamento di grandi infrastrutture che sono iniziate e che qui arriveranno. Abbiamo letto l'alta velocità Treviglio-Brescia, no? Se sei bresciano c'è qualcuno che fa il Treviglio, ma l'alta velocità va da Kiev a Lisbona, e questo territorio è sicuramente messo sotto una lente di ingrandimento che deve essere vista a livello europeo. Qui abbiamo un esponente delle banche della bassa pianura di Treviglio e della cassa rurale, lui lo sa molto bene quanto sia importante la riqualificazione di questo territorio. ALER sarà presente nelle tre fasi principali di sviluppo di tutta l'operazione. Nella prima, nell'acquisizione delle torri e nella loro demolizione, credo che la Regione ci chiederà di mettere mano al portafoglio anche per la nostra parte. Nella seconda fase, che è quella di allocare le persone in alloggi, tra virgolette, temporanei, perché queste non possono stare per strada, e di gestire quindi tutta questa fase. E nell'ultima, credo, dove nell'housing sociale ALER svolgerà un ruolo non minoritario e non indifferente. Quindi ci sentiamo a tutto titolo fra gli attori principali. Se ci sono dei fondi che arrivano per la riqualificazione di Zingonia, non dimentichiamoci
Nessuno può pensare che vanno solo per un intervento. Se noi non interveniamo anche in altri posti oggi, non quando abbiamo buttato giù le torri, abbiamo venduto l'area, se no dobbiamo buttare giù le altre. Noi oggi dobbiamo mettere una cifra, un euro, per far sì che si parte anche in altre zone. E non di demolire, però ci vogliono dei fondi e con infrastrutture lombarde sono convinto che la soluzione la si trova. Una certa cifra deve partire, l'operazione deve partire anche sull'area di Piazza Affari. Se no, noi andiamo nella direzione che tra due anni, quando ci sono i fondi per poter partire a operare, non possiamo più pensare di riqualificazione ma di abbattimento. È questo che noi non vogliamo arrivare, è questo che ci dà a noi la possibilità di fermare il degrado che sta andando avanti in quella zona. E noi, ai cittadini dell'area, che non, noi quando parliamo le quattro torri, ma non sono solo le quattro torri, c'è Piazza Affari, ma non perché sono nelle condizioni che ci saranno. L'area la mettiamo a disposizione non per fare grossi interventi, ma mirati, come abbiamo detto, di un certo livello. Solo se vediamo che stiamo andando nella direzione di risolvere il problema anche di quella zona nella prima fase, se no il Gabbiadino non mette a disposizione. E io dico, voglio essere molto chiaro, noi dobbiamo andare nella direzione di guardare l'area di Zigogna, dopo tutti abbiamo detto che la priorità ci saranno e non possiamo tentarci gli occhi, però non possiamo nemmeno dire ai cittadini di Piazza Affari o di Boldiere o di Osio, dobbiamo guardare il progetto generale. Dal progetto generale vediamo le varie fasi come arrivare alla soluzione. Grazie. Io faccio parte, buonasera, buongiorno a tutti, sono Rusconi, abilita di Zigogna. Io voglio ringraziare il Presidente BCC perché ci fa molto piacere. Mentre ringrazio il Presidente BCC vorrei tirare le orecchie a Ubibanca perché siamo un po' abbandonati nel momento, spostando la filiale, però queste sono operazioni. Noi confidiamo molto nelle banche piccole, personalmente sto cercando anche di costruire un progetto concreto per quanto riguarda noi, che possa poi sostenere gli investimenti. Signori sindaci, avete un patrimonio edilizio, migliaia e migliaia di metri quadri capannoni che sono lì anche vuoti. Avete una realtà, cioè avete, sento anch'io perché abbiamo una bellissima realtà, che è scappata di mano di tutti, con più noi la lasciamo andare, con più prendono bene gli altri. Io non sono un razzista, però certe volte che passo da via l'Europa mi spavento e chiudo la macchina con sicurezza. Adesso spero con la Tremontana, con la Preveni, sono discorsi che vanno portati avanti. Assessore Zambetti, i social house, io penso che il futuro di questi 5-10 anni, anche come costruttore, però non dipende solo da voi, dipende da un meccanismo, perché io ci credo nel social house. La gente che spende 300.000 euro per appartamento non ci sono più. Compriamo la gente che facciamo spendere 120, 100 euro, 100.000 euro per un appartamentino, 70, 80 metri quadri, però ci deve essere il contributo di tutti. Io sto cercando, ho delle aree, non le metto a disposizione, forse lei ci avrà qualcosa, che mi ha parlato anche con lei per certe iniziative. E mi piacciono questi primi 5 milioni di euro che arriveranno presto, prestissimo. Quindi la Popolare di Bergamo, pur essendo una logica di un gruppo sicuramente grosso, molto più grosso della BCC, pertanto magari può essere tutta personalizzante, sicuramente è interessante a livello del territorio, proprio perché Popolare di Bergamo ha oggi la sua concentrazione su Bergamo dopo la ridistribuzione che c'è stata all'interno del gruppo di Banca. Quindi, l'unica cosa che posso dire, ringrazio anche le sollecitazioni del dottor Sgoni e di tutti, di sicuro da parte della banca c'è interesse a seguire quello che è l'evoluzione di questo progetto.